Sabato 16 gennaio è l'ultimo Open Day, sarà in modalità virtuale, anzi diciamo meglio mista, e cioè l'appuntamento è alle ore 15, si può prendere il link dalla sezione apposita che si trova sul sito del nostro istituto. E alle ore 15 a stanze unificate, cioè io presenterò l'istituto in maniera dinamica con un tecnico che mi riprenderà mentre accolgo le varie famiglie in maniera virtuale. E poi alle ore 15:15 ogni partecipante potrà visitare le singole stanze, ritornando sul sito e cliccando all'indirizzo scelto. Si può anche andare da un indirizzo all'altro, cioè si visita per esempio prima amministrazione, finanza e marketing, o poi per passare poi al turistico, per passare poi a costruzioni, ambienti e territorio, e per vedere anche un po' come funzionano le due sperimentazioni che partiranno a partire dal prossimo anno scolastico. Abbiamo pensato di fare due sperimentazioni, una che riguarda il potenziamento sportivo. Abbiamo firmato 10 dichiarazioni di intenti con delle associazioni sportive presenti sul territorio di Ostia, tra le quali c'è per esempio Ostia Volley. L'anno sarà quindi strutturato in funzione di queste specialità sportive, cioè sarà diviso in moduli, e in ogni modulo i ragazzi potranno andare presso la struttura ospitante, della società ospitante, e fare la specialità sportiva proposta dalla stessa. Quindi per un massimo di 5 settimane per specialità. Per quanto riguarda invece l'innovazione digitale, cambia il modo di fare didattica. Non più la didattica frontale, ma una didattica cooperativa che è a misura dello studente.